Buona giornata a tutti, ore 15, anche se un paio di minuti prima, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda su Radio Gamma 5 il giovedì ore 15. Oggi siamo puntuali se non qualche secondo prima e io sono Claudio Simeoni di Marghera che come ogni settimana vi trasmette e oggi sono insieme a Francesco che è Salve venuto. a tutti, sì. La È appena tornato da Lecco, magari poi ci racconterà qualcosa di quello che è festa pagana di successo Lecco, sì. a Lecco e durante la festa pagana. Bene, innanzitutto un ringraziamento a tutti quei radioascoltatori che nelle trasmissioni passate, ancora circa un paio di mesi fa, circa, mi hanno attaccato molto duramente asserendo che io parlavo di Gesù di Nazareth come il pazzo di Nazareth. Questi attacchi che loro mi hanno portati mi hanno costretto ad andare a verificare le mie ipotesi, cioè quello che io pensavo, cioè quello che per me era un pensiero sintetico, di andarlo a studiare. E in questi mesi, studiandolo, ho potuto scrivere praticamente la quinta parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. In pratica, al libro che avevo già scritto, ho aggiunto un nuovo capitolo abbastanza corposo, che va ad analizzare la descrizione della pazzia di Gesù. Per cui ringrazio questi radioascoltatori e dei solleciti che mi hanno fatto. D'altronde, Francesco, ti sollecito, ti mettono con le spalle al muro e quando sei con le spalle al Sì, muro ma devi. infatti, Devi cercare la conoscenza. sì, ma a parte appunto la conoscenza, dimostra chiaramente che il famoso Gesù di Nazareth e tutto il monoteismo di origine cristiana è solo un atto criminale dal punto di vista culturale, storico ed esistenziale. Cioè non c'è nascosto dietro a queste parole un messaggio che possa essere buono, significante o utile per l'uomo. È solo uno strumento di dominio. Cioè, io ho sempre formulato l'idea che se noi pagani avessimo sparissero i cristiani, sparisse la Chiesa Cattolica, qualsiasi testimonianza di Cristo, e per puro caso di ricerca archeologica andassimo a trovare la Bibbia, noi pagani sicuramente andremmo a rifiutare in toto perché non c'è nulla che ci possa servire. Esatto. Innanzitutto devo chiedere scusa a quei radioascoltatori invece che l'altra volta non ho risposto nella trasmissione precedente, e in particolare a quella gentile signora che mi ha chiesto se noi siamo creati o divenuti. A questa domanda abbiamo già risposto molte volte, però a quella signora non gli avevo risposto e ringrazio la nostra invece ascoltatrice che mi ha un po' parato gli errori che stavo facendo. Purtroppo la trasmissione precedente è stata disturbata da delle visite che mi hanno distolto l'attenzione in quanto ero da solo e non ero in grado di tenere d'occhio tutto. Per la radioascoltatrice che ha posto la domanda rispondo ora dicendo, e l'abbiamo già detto però lo ripeto, che noi siamo divenuti trasformandoci uscendo dal brodo primordiale. Anche i cristiani oggi accettano questo, infatti Wojtyla lo ha affermato di recente. La differenza sta nel fatto che noi riteniamo che la forza di adattamento e di trasformazione sia negli esseri della natura e la chiamiamo volontà. È la natura di cui noi siamo parte che stiamo parlando, mentre Wojtyla vuole imputare i passaggi di trasformazione ad una volontà esterna alla natura e in ultima analisi al suo Dio. In realtà quella di Wojtyla è una truffa oggi. Come ieri era una truffa lo spacciare per vera la creazione di Adamo ed Eva. La truffa ha lo scopo di impedire agli esseri umani di estrarre il divino che hanno dentro, mettendoli in ginocchio davanti a una fantomatica provvidenza divina, di cui Wojtyla si elegge ad amministratore. Concordiamo col radioascoltatore che ci ha detto che mettiamo troppe cose ad ogni trasmissione. Noi stiamo costruendo il futuro, per quanto piccola sia la nostra parte, e riteniamo doveroso mettere in luce più cose e concetti possibili. Quando li avremo esauriti, se ci sarà ancora tempo e possibilità, li approfondiremo. Per quanto riguarda la radioascoltatrice che ci ha chiesto cosa ne pensiamo delle leggende di malvagità imputate alle streghe, ricordiamo che quelle cose sono inventate per dar credito ad un potere di un Dio che non esiste. Non c'è nessuna differenza fra il prete che benedice la casa e il mago che in televisione legge le carte. Per me sono due truffatori che mirano soltanto al denaro e al controllo sugli esseri umani.
sia chiaro a tutti che noi discutiamo di religione e di filosofia. Quando parliamo di truffa, non parliamo di truffa in termini giuridici, anche se l'abuso da credulità popolare è comunque un reato, anche se la Costituzione impone al sistema giuridico di astenersi dal perseguirlo fin tanto che è confinato nell'ambito religioso, ma parliamo in termini religiosi e filosofici. Se le leggi riconoscono in Wojtyla un capo di Stato straniero, quelle stesse leggi non ci impongono di riconoscere valore morale o etico in chi spaccia il macellaio di Sodoma e Gomorra come un essere buono davanti al quale mettere in ginocchio i bambini che non si possono difendere. Non possiamo riconoscere valore morale in chi spaccia la sua guerra contro l'aborto per difesa della vita, quando invece è solo desiderio di controllare un numero maggiore di schiavi, aumentando la miseria per più facilmente mettere in ginocchio gli esseri umani. Questo per rispondere alla polemica della trasmissione precedente, dopodiché c'è l'orrore col quale la Chiesa Cattolica ha seminato la storia dal 330 ad oggi, che toglie ogni valore morale alla sua dottrina. Dal momento che chi ha commesso quei delitti non è mai stato allontanato dalla Chiesa Cattolica, la Chiesa Cattolica stessa è responsabile sia sul piano morale che su quello religioso e filosofico, che sono i piani che non interessano, di ogni delitto commesso in base allo stesso principio secondo cui la Chiesa Cattolica non ha mai sbagliato e secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai, e questo non l'ho detto io, eh. Dunque i delitti non sono frutto di errore, ma sono emanazione della sua dottrina. Detto questo, voglio spiegare un'altra cosa che fino ad oggi ho omesso. Noi stiamo costruendo la filosofia pagana, i suoi concetti, la sua fondazione in relazione al circostante inteso come divino. Ogni filosofia nasce dal presente, dal suo presente, e nel presente oggi, il nostro presente, il male, inteso come distruzione del divenire umano, è rappresentata dalla descrizione del Gesù di Nazareth, come descritto nei Vangeli ufficiali. Dunque, noi trattiamo i Vangeli ufficiali per comprendere la malvagità, la perversione, l'orrore. Ricordo che fino all'avvento del cristianesimo non esisteva nella filosofia pagana il concetto di male se non come elemento estemporaneo, come elemento contingente, ma il male inteso come sviluppo non esisteva. Oggi invece purtroppo dobbiamo affrontare il male. Nella costruzione della filosofia del pensiero pagano trova posto anche Gesù di Nazareth per la perversione e l'orrore del suo pensiero. Dunque per noi Gesù di Nazareth rappresenta il male e l'interpretazione del suo pensiero la leggiamo nei comportamenti e nelle tensioni della Chiesa Cattolica e di quelle monoteiste in generale di appropriarsi e distruggere il divenire umano. La stregoneria nera è il cristianesimo come parola del suo Dio e del suo profeta, come in altre trasmissioni abbiamo dimostrato. D'altronde noi non ci siamo mai offesi quando le altre religioni hanno parlato del demonio, del ogni percorso che sia un percorso di libertà. Cioè, si è sempre detto, i cattolici hanno sempre detto che ogni percorso di libertà e di contrapposizione alla Chiesa era ispirato dal demonio. Noi ci siamo mai offesi, Francesco? No, assolutamente, anche perché dicevano il falso. In fondo il demonio che rappresenta la Chiesa Cattolica è il loro Dio segreto a cui loro aspirano. Cioè è un problema loro, non è un problema nostro. È la perversione interna. Per quanto riguarda la polemica dell'ultima trasmissione, sull'attività di destabilizzazione sociale operata dalla Chiesa Cattolica, voglio ricordare ai radioascoltatori l'operazione Medjugorje, che nulla aveva di religioso, ma erano interventi di destabilizzazione sociale in funzione anti-jugoslava. Questa operazione usava il sentimento religioso indotto come arma di ricatto. Centinaia di migliaia di persone entravano in Jugoslavia in funzione anti-jugoslava, tanto che la Chiesa Cattolica si è sempre rifiutata di riconoscere ufficialmente le apparizioni, in quanto chiunque le avrebbe sbugiardate facilmente. Vedi il Gazzettino del 17 giugno del 96. Questo era supportato dall'adesione del Vaticano alle operazioni della CIA nell'est Europa, di cui Wojtyla era collaboratore attivo. Vedi articolo sulla Repubblica del 17 settembre del 96. Se ancora questo non bastasse, ricordiamo come negli aiuti per il terzo mondo dati dal Vaticano
ci sono 40.000 dollari per finanziare la Croazia durante la guerra della Bosnia. E il fatto che quei soldi non fossero per opere sociali è dato dal fatto che la stessa cifra non è stata erogata ai musulmani né ai greco-ortodossi. Dunque, serviva a finanziare la guerra. Ricordiamo che il Vaticano si rifiuta di versare la sua quota all'UNICEF, in quanto l'UNICEF si rifiuta di aiutarlo a costruire la miseria nei paesi del terzo mondo. A costruire miserie e contraddizioni che portano a guerra ci pensano 1 milione di missionari cristiani. Con questo, lungi da noi il desiderio di difendere l'ex regime jugoslavo. La sua distruzione è opera di debolezze interne, compresa quella di non aver capito la fine dell'operazione Medjugorje. C'è un regime, qualsiasi regime, che non sa guardare il tempo che gli viene incontro, è giusto che crolli. Per cui a noi non ce ne frega niente di questo. A noi interessa mettere in evidenza i metodi con i quali il cristianesimo, privo di passione umana, impone se stesso dopo aver bloccato, provocato miseria nei popoli. Spero che basti e vorrei concludere con la polemica. Sì, beh, basta pensare ad esempio anche il semplice fatto della presenza dei missionari nelle tragedie del Ruanda. Cioè, sono missionari che vengono processati perché furono attivi partecipi alle stragi. Esatto. E quando si fa un'azione e non si sa dove quell'azione porta, si è responsabili di quello che porta quell'azione. Sì, ma loro sanno quello che fanno, certo. E lo fanno intenzionalmente, certo. Cioè non si può neanche riconoscere la buona fede. No, non si può neanche riconoscere. Premesso questo, che sicuramente dovremmo ripetere ogni volta che la trasmissione si affaccia un cattolico, che ritenendosi creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, riterrà assurdo non riuscire a percepire il mondo come lo percepiamo noi, che facciamo della fondazione del nostro divenire il fine delle nostre azioni, dovremo ripeterlo ogni volta che si presenterà qualcuno che, assoggettato ad una verità rivelata, non riuscirà a comprendere come il processo di libertà soggettivo determina livelli diversi di verità. E questo per i cattolici è una cosa inconcepibile. Portiamo pazienza, anche se è irritante assistere a che punto di depravazione giunge il processo di assoggettamento messo in atto dai cristiani, che, iniziato col sacrificio umano del battesimo, si esaurisce nella disperazione della morte fisica. Per questo motivo un cristiano, e mi riferisco all'organizzazione ecclesiastica con tutte le cellule di propaganda parrocchiale, non è mai in grado di ascoltare e di discutere, in quanto, ritenendosi creato ad immagine e somiglianza del suo Dio, non può concepire di essere diverso da come è stato costretto a considerarsi. Dunque un cristiano si ritiene sapiente e finito ad immagine e somiglianza del suo Dio. La gente sfugge da questo tipo di sottomissione descrivendo un Dio e un profeta diverso da quello ufficiale e più consono ai propri desideri. Attraverso questo si sottrae all'orrore nel quale i cristiani vorrebbero cacciarla, anche se questi aspettano che diventi vecchia e debole per riproporre l'assoggettamento. E questo qua ce l'hanno detto anche in trasmissione, una gentile signora ci ha detto: ma quando verrai vecchio anche tu ti metterai in ginocchio. Bene, premesso questo e sperando che non si verifichino altre provocazioni, iniziamo col tema di oggi, l'intento. Oggi parleremo dell'intento. Nel crogiolo dello stregone, la volta scorsa, abbiamo messo dentro l'attenzione relativa al sistema sensorio e abbiamo precisato come è formato il bastone dello stregone. Per il mondo della ragione l'intento diventa l'intenzione. L'intenzione diventa intento. Premetto una cosetta prima di andare avanti. Io lo so che pochissimi riusciranno a comprendere quello che dico, però l'importante è immagazzinare i dati, un giorno verranno buoni. L'intenzione diventa intento quando l'intenzione assorbe l'intero individuo e finalizza il suo fare. Un fare che non è occasionale, ma è determinante per il divenire dell'individuo. L'intento è l'intenzione che coinvolge l'attenzione. L'intento è il fine del fare dell'individuo. L'intento è il fine della vita. Ma l'intento è somma di intenti. Ogni azione che noi facciamo è finalizzata per ottenere qualche cosa. Quando noi applichiamo a quel fare l'attenzione, diventiamo intento e l'intento diventa noi. L'intento è la forza che trascina gli esseri umani quando esercitano l'attenzione. Normalmente gli esseri umani vengono abituati ad agire senza tener conto di dove vogliono arrivare e dell'effetto provocato dalle loro azioni. Agiscono senza riflettere dove porta la loro azione. Spesso si sente dire: io non sapevo che sarebbe successo questo.
Ciò è dovuto al fatto che le persone non diventano intento, non usano l'attenzione per esercitare i loro bisogni e i loro sensi. Non prestare attenzione agli effetti delle azioni è il risultato dell'educazione cristiana. Ammazzateli tutti, tanto ci pensa Dio a distinguere i suoi, dice il Papa che ordina la mattanza dei catari. Dobbiamo imparare a chiederci, cosa voglio? Dobbiamo imparare a chiederci, cosa ottengo attraverso il mio fare? I miei sensi vogliono percepire, quello che percepiscono impone azioni. Le azioni dove portano? Facendo questo, l'essere umano blocca la sua ragione. Non permette alla sua descrizione di determinare le sue azioni e permette al tempo che viene incontro di determinare la sua costruzione attraverso l'azione nel presente. Il tempo che viene incontro non può essere percepito attraverso la ragione, ma attraverso la percezione del corpo luminoso. Noi stiamo mescolando nel nostro crogiolo, attraverso il nostro bastone. Mentre costruivamo il nostro bastone, abbiamo modificato noi stessi, permettendo ai sensi del corpo luminoso di mescolarsi con quelli della ragione. Dunque l'intenzione si trasforma in intento. Ogni azione è finalizzata alla costruzione del corpo luminoso. Nella ragione facciamo sì che sia l'attenzione a guidare le nostre azioni. Il corpo luminoso impone alla ragione di agire per svilupparlo. Io guardo con l'intenzione di guardare, non per abitudine. Io ascolto con l'intenzione di ascoltare, non tanto per ascoltare. Io odoro con l'intenzione di odorare, non tanto per odorare. Io gusto con l'intenzione di gustare, non tanto per mangiare. Io palpo il mondo con l'intenzione di palparlo, non tanto per palpare. Ogni senso ha il suo intento e la ragione deve imparare ad obbedire all'intento dell'individuo, anche se all'inizio saranno intenzioni della ragione. Solo in un secondo tempo l'intenzione si trasformerà in singoli intenti, fin tanto che il corpo luminoso non prenderà il sopravvento sulla ragione, imponendogli di trasformare le sue intenzioni in intento finale del suo fare. Noi mescoliamo il nostro crogiolo col bastone che ci siamo formati, e in questo momento stiamo mescolando l'attenzione relativa ai sensi e l'intento. Noi mescoliamo e l'intento conduce l'attenzione dei sensi. In questo momento non siamo più in grado di abbandonarci, l'intento si è appropriato di noi. Non possiamo più ritirare lo sguardo sul tempo mentre viene incontro. Ora siamo Giano. Ci siamo costruiti il bastone dello stregone, mettendo insieme la sospensione del dialogo interno, la sospensione del giudizio e lo scetticismo. Abbiamo disciplinato i sensi finalizzandone l'uso. Ora stiamo per affrontare lo sconosciuto che ci circonda. Prima di affrontare lo sconosciuto che ci circonda e che percepiamo come immanente, pronto per farsi compenetrare, dobbiamo rafforzare la nostra ragione. Abbiamo condotto una lunga lotta contro la ragione, attraverso il blocco del dialogo interno e attraverso l'imposizione all'interno dei nostri sensi. Ora non dobbiamo permettere alla ragione di andare fuori di testa, di impazzire, in altre parole. Non dobbiamo permetterle di impazzire. Abbiamo bloccato la ragione condizionata ed ora dobbiamo fornirle di strumenti diversi. Per armare la ragione dobbiamo sviluppare il sapere. La prossima volta nel calderone dello stregone mescoleremo il sapere della ragione. Costruito il bastone dello stregone, usate l'attenzione dei sensi e imposto l'intento, l'essere umano agisce in due direzioni. In una direzione rafforza la ragione per ricostruirla dopo averla ripulita dal condizionamento educazionale e nell'altra, con questa nuova ragione, fa emergere l'intento del corpo luminoso relazionandolo col circostante. Il divino soggettivo che si armonizza col divino del circostante per formare un unico intento. Bene, io ho finito col crogiolo, ho preparato anche alcune immagini del sentiero d'oro, però adesso vorrei lasciare la linea magari a Francesco che ci parla un po' di Lecco o di qualche altra cosa. Va bene, e dopo eventualmente parleremo dei quadri, anche se l'altra volta l'attacco che venne da questo integralista fu sui quadri del sentiero d'oro. Vabbè, vai Francesco. Sì, per caso mai dopo più tardi vedremo anche via la telefonata se qualcuno vuole intervenire o commentare o proporre qualcosa. Ecco, io voglio ricordare che appunto la settimana scorsa, sabato e domenica, si è tenuta a Lecco una festa organizzata dall'Associazione Sacre Radici,
che si chiamava prima Federazione Pagana. Questa è stata una festa molto bella, che appunto è la festa di Calendimaggio, e sarebbe la festa della primavera, che è la festa del richiamo alla vita, il risveglio della natura, e di conseguenza viene sempre proprio fatta in prossimità del 30 aprile, i primi giorni di maggio. Poi problemi organizzativi fanno spostare di qualche giorno. Comunque questo non è importante, l'essenziale è che questi riti vengano fatti per le persone, cioè nel senso non vengono fatti per una devozione a una divinità astratta, ma vengono fatti perché gli uomini entrano in contatto con la natura, soprattutto appunto la natura che ci circonda, non una natura divina che vive nelle nuvole o che vive chissà dove, perché quello che noi sappiamo di divino è quello che ci circonda. Questa festa appunto viene fatta proprio all'interno dei boschi, proprio perché permetta un maggior contatto con gli elementi naturali che ci circondano. C'è la scelta, ad esempio, di dormire nei boschi, proprio perché permetta di essere completamente il nostro diciamo, simbiosi, e il nostro modo di vivere abbia un ciclo completo di rapporto con la natura. Logicamente non esistono poi dei rituali che siano vincolanti, che siano determinati o che siano canonizzati. Tutto viene basato molto sull'improvvisazione, sulla volontà delle persone, soprattutto sulla libertà, cioè nel senso che anche quello che viene fatto non viene fatto per condizionamento o per scelta o per obbligo, ma le persone che si sentono più vicine a quel tipo di rituali o a un certo rituale lo fanno o non lo fanno, e questo non è vincolante. Anche la partecipazione può avvenire in maniera differente, cioè nel senso molti, ad esempio, quando si crea il cerchio sacro, entrano nel cerchio ad esempio senza gli orologi a piedi scalzi, però uno che ad esempio vuole entrare con le scarpe non crea nessun problema, non crea nessuno scandalo, e per questo non compie un atto sacrilego. È una sua necessità di essere così, di sentirsi così, e di conseguenza ognuno lo fa come si sente. Ad esempio quest'anno è stato aggiunto un rituale di piantare intorno all'albero di maggio. Anticamente, soprattutto per alcune popolazioni, l'albero di maggio era un albero che veniva appunto tagliato nel bosco di maggio, nel mese di maggio, poi a cui venivano legati dei nastri e le persone danzavano intorno, gli uomini in senso orario, le donne in senso antiorario. Ogni volta che uno incontrava un'altra persona, una volta andava a destra, una volta a sinistra, finché alla fine tutti questi nastri venivano raggruppati sull'albero, creando appunto un intreccio, e questo era il simbolo dell'intreccio, dell'unione della comunità. E questi rituali appunto sono stati fatti, terminati appunto l'albero di maggio, ognuno dei partecipanti ha scelto di piantare una piantina alla base dell'albero di maggio, per dimostrare che anche se l'albero è stato tagliato per costruire questo albero, con la volontà dei partecipanti si andava a creare nuova vita. Bene, questa diciamo semina, queste piante messe a terra venivano fatte non tanto con la finalità particolare, ma ognuno poteva chiedere qualcosa o dire: io pianto questa pianta per un qualcosa. E c'era chi sceglieva di dire: io questa pianta non chiedo niente, la offro. In pratica evocavano il loro intento. Esatto. C'era chi, ad esempio, volutamente non era obbligato a dire: io chiedo qualcosa, voglio qualcosa, la offro qualcosa o faccio questo per qualcosa. Diceva: io offro questa pianta a tutti. E questo qui appunto era un rituale collettivo a cui quanti possono partecipare. Ci sono stati altri, ad esempio, il famoso fuoco di maggio, col famoso salto, cioè tutti quanti, era un antico simbolo anche delle nostre campagne e di tutto in Europa, quello dei falò sacri, che venivano saltati come simbolo appunto di fertilità, di buon augurio. E questi sono dei rituali pagani che avvengono ancora adesso. E questo che io voglio far capire è che non è che io inviti alla gente a ripeterli, perché i rituali che noi pagani facciamo non sono codificati, cioè appartengono sempre alla necessità. E tutti quanti possono creare dei rituali che sono pagani. Io faccio un esempio che può sembrare stupido. Mentre venivo qui in macchina, mi sono accorto che le rondini, con la pioggia, erano fuori a raccogliere il cibo e volavano sopra i campi. Molte volte davano quasi la sensazione che, ad esempio, ti venissero contro, cioè che tu rischiavi di travolgerle, di schiacciarle. Benissimo, io intenzionalmente ho fatto la scelta di non correre più forte, ma andare più piano per rispettare le rondini. Perché le rondini mi dicono molto di più, ad esempio, di qualsiasi teoria, di qualsiasi teologia cristiana. Cioè io non ho bisogno, per apprezzare il volo delle rondini, di adorare un Dio, di leggere un libro o di avere chissà quali principi a cui rifarmi. Mi basta il semplice fatto che questi elementi esistano, che quelle rondini ci siano e stiano volando, che mi comunicano qualcosa che è fondamentale, cioè della necessità che ogni essere che vive su questo pianeta, e questo pianeta stesso, abbia la possibilità di agire e di non disturbarlo.
Faccio sempre l'esempio, è inutile che noi andiamo a cercare, come fanno i monoteisti, chissà quali oscure ragioni di esistenza. Io ad esempio quest'anno non so quanti di voi siano stati abbiano avuto poi anche la possibilità materiale, ad esempio, di dire quando è che è la prima volta il cuculo ha cantato. Io ad esempio da noi il cuculo ha cantato la prima volta il 24 di aprile. E ad esempio io non sto qui a aspettare un segno del cielo o una Madonna che pianga per avere un rapporto con cosa mi circonda. A me basta ad esempio sentire che il 24 di aprile il cuculo ha cantato per la prima volta. E che questo qua è una forma diversa di predisporsi. Cioè non ho bisogno di creare un feticcio, in questo caso veramente un vero feticcio come fanno i cristiani con le loro madonnine, con i loro presepi, con le altre cazzate, per poter dire io entro in rapporto con la divinità. Quello che mi circonda è già divino e io non devo perdere ad esempio il mio tempo nel capire una teologia che è assurda, una teologia che non ha fondamento, che non ha senso, che è una teologia che ha bisogno di essere spiegata tramite dei preti, tramite dei sacerdoti, tramite una struttura, tramite qualcosa che viene codificato. Quello che io posso fare, di cui ho parlato, lo possono fare tutti e non hanno bisogno della mediazione e non hanno neanche bisogno che io glielo dica, cioè sentono questa necessità. Quante cose possono essere fatte e noi non diamo valore nelle cose che facciamo. Di conseguenza è fondamentale, e questo torno a ripetere, come per la festa pagana che abbiamo fatto a Lecco, il capire della non necessità di schemi rigidi. Alcuni pensano che ad esempio i pagani siano un qualcosa di archeologico, che nel senso devono ripetere nella maniera più classica i riti degli antichi. Non è vero, perché i pagani non sono una cosa storica. I pagani, il paganesimo sono delle cose legate alla vita, di conseguenza non hanno bisogno di questo meccanismo ripetitivo che possono avere i monoteisti, con la necessità di avere un Dio che è nato 2000 anni fa e noi dobbiamo ricordarlo che è nato 2000 anni fa e poi è sparito. Nel caso del paganesimo, del politeismo, non esiste un Dio che si manifesta 2000 anni fa e poi le persone vivono nella speranza che ritorni o vivono sapendo che se n'è andato e chissà quando tornerà. Perché le divinità, nel caso del paganesimo, come tantissimo sanno anche dalla letteratura, si parla sempre della loro presenza sul mondo che ci circonda, si parla sempre di quello che ci è vicino. Di conseguenza questo è significativo per capire che quello che noi vogliamo proporre non è tanto quanto una religione o un qualcosa in cui le persone si devono identificare. Noi vogliamo dire esiste un modo di affrontare il mondo, di affrontare la vita che è ben diversa da quello che ci viene proposto. Ma questo modo di affrontare la vita non appartiene alle nostre parole o alle nostre azioni, parlo come politeisti, come pagani, ma appartiene alla possibilità di ciascuno, cioè ognuno deve fare qualcosa perché l'unica via che può fare per vivere gli appartiene. Non possiamo noi essere dei sacerdoti che ti danno il consiglio di come devi vivere, di cosa devi fare. Cioè, il nostro è un discorso di responsabilità, nel senso che tu sei responsabile per quello che fai e sei responsabile anche per quello che non fai soprattutto. Cioè, è così semplice accettare di vivere in maniera tranquilla e dire, vabbè, tanto chi me lo fa fare di scontrarmi contro il monoteismo? Io ricordo che le streghe, i pagani, gli stregoni hanno sempre rifiutato di cedere, hanno preferito farsi bruciare pur di rinunciare a qualcosa di se stessi. Beh, non è mica tutti, sa. Tanti dovevano conservare il ricordo e non hanno accettato di farsi bruciare. Hanno tentato di scappare. Sì, difatti moltissimi hanno tentato di scappare. E difatti le stesse divinità, ad esempio degli antichi, sono sempre state considerate nascoste. Cioè, ad esempio, esiste nella letteratura anche il significato, ad esempio, della divinità pagana che si camuffa in qualche altra maniera. Cioè, addirittura ci sono stati dei romanzieri dell'Ottocento che sostenevano di aver visto alcune divinità travestite da preti, da frati, tanto per dire una cosa. Si raccontano leggende di stregoni che facevano i cappellani, che facevano i campanari, insomma, oltre ai vari mestieri. Ecco, io appunto, queste considerazioni che sono partite appunto da questa festa pagana fatta a Lecco, sono anche un attimino dei dibattiti che sono sorti, delle discussioni che sono state fatte. A questa festa, come dicevo prima, hanno partecipato parecchie persone e appartenevano anche a tradizioni diverse, perché ad esempio c'era chi come noi apparteneva a una tradizione più mediterranea, più ellenica, più greca, più romana, e c'era chi apparteneva a una tradizione celtica. C'era chi apparteneva ad esempio alla versione della stregoneria moderna, che poi la stregoneria moderna ha tutta una serie di, diciamo, di insegnamenti, tutta una serie di fondamenti che hanno poi delle persone di riferimento. Però il fatto di appartenere a delle vocazioni o delle tendenze diverse
non ci impediva di poter fare uno dei rituali assieme, non entravamo in guerra di religione, perché effettivamente non avevamo bisogno di dichiararci. È la caratteristica del paganesimo, della stregoneria, cioè la diversità soggettiva con la quale il paganesimo e la stregoneria percepiscono il mondo circostante è diversa da soggettività a soggettività. Cioè chi determina il paganesimo e la stregoneria è la soggettività, non è la verità imposta. Per cui la percezione del circostante parte dalle predilezioni soggettive. Sì, esatto. Per cui chiaramente ogni percezione è diversa. Cioè anche l'immagine che hai tu di Pam e l'immagine che ho io dell'anticristo, probabilmente se le svisceriamo sono abbastanza simili, sì, e le diversità stanno in noi, cioè quello che sono io e quello che sei tu, cioè il tuo divenuto, sì, la tua storia, la tua cultura, capisci? E la mia storia e la mia cultura danno una visione diversa, però in ultima analisi rappresentano quell'insieme del circostante con cui noi ci entriamo in relazione. Sì, infatti tanto per... Visto che appunto Claudio sollevava il fattore che, ad esempio, io sono molto legato alla divinità di Pan, lui è l'anticristo, per buttarla su un fatto, diciamo, di attualità, è uscito il bollettino dell'istituto. Benissimo, nel bollettino dell'istituto c'è un articolo di Claudio sull'anticristo e nella copertina c'è Pan che stupra un caprone. Cioè, appunto, la scelta, cioè, degli accostamenti. E di conseguenza proprio questo qui è proprio la necessità di avere più forme a cui adeguarsi. Difatti lo stesso Esiodo, ad esempio, sosteneva che, ad esempio, nei suoi periodi era più facile incontrare una divinità che un uomo, cioè proprio perché le divinità sono molte, cioè come esiste la possibilità di vedere come esistono i colori, come esiste, ad esempio, i fiori e sono diversi, la sensibilità nostra è più vicina a un fiore o all'altro, a un altro fiore. Ma questo è appunto, difatti, i pagani hanno le driadi, le amadriadi, che sono gli esseri che vivono dentro gli alberi. Nel senso che per dei pagani, ad esempio, ogni albero contiene un essere vivente che può essere una driade o una madriade, che sarebbe una forma di ninfa. I pagani hanno, ad esempio, le valli, a chi piacciono le valli, e sono le divinità delle valli che sono le napee. Ad esempio c'è chi ama le montagne, ci sono le oreadi che sono le ninfe delle montagne. Tutto questo appunto per significare che il rapporto che c'è con quel mondo che ci circonda non è tanto un fattore secondario. Proprio perché i pagani proprio parlano chiaramente dalla necessità di vivere con questo mondo, al contrario del monoteismo. Io faccio un esempio di attualità. Ultimamente c'è stata una polemica fatta dai cattolici sul discorso di pagare le tasse ingiuste. Cioè, nel senso, il Vaticano pretende da noi l'8 per mille e poi si chiede se i cattolici devono pagare le tasse allo Stato quando queste tasse possono andare destinate, ad esempio, al discorso dell'aborto. Cioè, come notate, la campagna che noi facciamo così, certe volte, di dire ricordatevi che c'è l'8 per mille, di non dare l'8 per mille alla Chiesa, datelo allo Stato, per favore. Sì, e, diciamo, almeno manifestate questa... Manifestate proprio un'opposizione. Loro si pongono il problema a favore. Voi dovete pagarci l'8 per mille e noi, come cattolici, dicono possiamo rifiutarci di pagare le tasse allo Stato perché secondo noi vanno, ad esempio, alla pubblicità per i preservativi e noi non vogliamo pagare la pubblicità per i preservativi. Questo dimostra chiaramente l'intento di distruzione della comunità, della distruzione dello Stato. Che poi lo Stato sia gestito male, siamo i primi a dirlo e primi a riconoscerlo. Però, cosa succede? E questo dimostra chiaramente l'attacco al senso della comunità e alla necessità, perché loro non si fanno carico dei problemi che ci possono essere. Loro dicono non ci va bene questo. Difatti un commentatore ha detto chiaramente, questo non è che sia un discorso assurdo, è un discorso che rientra nei canoni del cristianesimo e anche del messaggio del Cristo, diceva, perché chiaramente in base alle interpretazioni che si possono dare, i cristiani vanno a predicare contro il mondo. Cioè, nel senso, chiaramente loro pongono il loro essere al di fuori di questo mondo. Beh. E di conseguenza loro possono predicare. Perché partendo con il discorso anche della creazione, loro possono distruggere perché possono ricrearlo. Noi diciamo non possiamo distruggerlo. È il discorso che abbiamo fatto l'altra volta con quel signore che aveva telefonato, prendendo un po' in giro la nostra percezione circostante, con la sua visione della circolare della vita, se così la chiamava, comunque non so neanche che tipo di tradizione fosse, il quale voleva ammettere, cioè il quale lui aveva chiaramente un atteggiamento riverente rispetto a Wojtyla, un atteggiamento riverente che noi non abbiamo assolutamente, e lui non si rendeva conto che quando Wojtyla ha organizzato e ha premuto sui medici polacchi
affinché i medici polacchi bloccassero qualsiasi forma di aborto, se no li faceva cacciare, se no li praticamente li lasciava senza stipendio. Era effettivamente un'organizzazione mafiosa contro le leggi, cioè non è che siano state cambiate le leggi e poi è stata chiesta l'applicazione delle leggi, no, ha organizzato la mafia contro le donne che non si potevano difendere. Ricordiamoci queste cose, perché il pericolo è che oggi è questo, domani è un'altra cosa. Cioè, quando non c'è il rispetto della legge, quando non c'è il rispetto delle regole sociali, anche se non siamo d'accordo, il punto è cambiare le regole sociali. Ma se si comincia a organizzare forme di terrorismo interno, non è più finita. Vediamo un attimo. Cioè, possiamo appunto proseguire. Cioè, quello appunto che volevamo dire è il discorso fondamentale del rispetto della possibilità che tutte le comunità possano manifestare una loro posizione, un loro bisogno. Dimmi, Irma. Mi interrompo un momento solo, no? Proprio per quando c'era il signor Walesa in Polonia, no? Sì. Che voleva a tutti i costi, praticamente voleva fare come aveva fatto Re Baldovino, il quale, perché non venisse, cioè nel giorno in cui veniva votata la legge per l'aborto legale in Belgio, il signor Re Baldovino ha abdicato per quel giorno, perché lui non doveva lordarsi le mani di tutti quei morti, il signor Baldovino. Però il signor Re Baldovino non ha fatto niente perché in Belgio non succedessero quelle cose assurde e catastrofiche di scempio di bambini. Ma questo faceva parte della sua logica? Non si è preoccupato di quello. Non si è preoccupato che a tutti i livelli venissero protetti e nascosti queste persone inqualificabili. A quello al signor Re Baldovino non interessava, no? Esatto. L'importante era, come avete detto prima, procreare. E costruire miseria. Procreare a dispetto della miseria, procreare a dispetto di tutti, procreare per tenere più a lungo possibile la miseria economica e mentale, perché se non hai soldi neanche per mangiare non si sviluppa nemmeno il cervello, certo, del bambino. Se non hai soldi per mandarlo a scuola, se non hai soldi perché tu mamma possa mangiare e tu mamma possa istruirti, possa capire e dare una certa educazione ai tuoi figli, lì si può dominare, ed è questo la Chiesa che continua a fare, no? Sì. Ecco. Esatto. L'altro giorno è morto un medico italiano che io ho sempre nel cuore, perché è stato uno dei pochi che ha aiutato le donne non solo ad abortire, ma le ha aiutate a pretendere che in Italia ci fosse l'aborto legale. No, le ha aiutate a non abortire. E le ha aiutate a non abortire proprio per fare quella famosa, che in Italia non si può nemmeno parlare, una contraccezione responsabile. Non si può parlare di preservativi, di, esatto, pillole, di spirali. In Italia non si può parlare di calcio, sì, di tante altre cose, sì, cose che non servono a niente, sì, oppure per me non servono a niente, ma non si deve fare educazione sessuale, contraccezione, no, niente. Quest'uomo si è battuto anche per l'eutanasia, perché se io non credo in niente, ho anche il diritto di farla finita la mia vita, e nessuno ha il diritto di interferire, e quest'uomo si batteva anche per l'eutanasia. Anche per questo si batteva, ed è stato coerente fino in ultimo, però non è stato ricordato da nessuno. Da nessuno. Perché dava fastidio. Perché dava fastidio. Ecco, allora ricordiamo il grande Walesa, burattino nelle mani del Vaticano. Ricordiamo il puritano Re Baldovino, che abdica nel giorno in cui si firma la legge assassina. Ecco, io vi ringrazio perché mi sento con voi, anche se io non faccio parte di niente, ma mi sento con voi e sono condivido tutto. Arrivederci, grazie. Ciao. Mi dovevo dire qualcos'altro, ma non mi ricordo più. Arrivederci. No, caso ci richiami. No, devo dire. Scusa.
Sì, sì, no, di pure. No, dica, intanto sta radioascoltatrice ci ha ricordato due o tre cosette, ci ha ricordato le contraddizioni interne. E il fatto che per noi ci sta bene è l'eutanasia, non è che noi vogliamo che la gente muoia, è che noi non consideriamo le persone proprietà di un Dio, per cui le persone sono proprietà di se stesse, hanno il diritto di decidere di se stesse, che poi la legge lo vieta, un altro discorso. Sì, no, quello che appunto vogliamo dire è che noi aderiamo a un principio di libertà e le persone non sono sottomesse, sì, a nessuno. Dimmi. Ciao, dimmi. Pronto? 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 Sei in diretta, Claudio? Sì. Dimmi. Sono Luciana De Mestre. Dimmi tutto. Ascoltami, volevo dire qualcosa a Irma. Sì. Vediamo se sono buona. Mi ascolto da una vita. E capisco benissimo, e non stavo qua a fare prediche, mi dico quello che mi viene fuori dal cuore. Mi sono una mamma e nonna felice, però sinceramente ho 55 anni, infatti ieri non vorrei essere nata, perché la mia vita è stata giorno dopo giorno ostacolata da tutti. Beh, ogni modo vedevo la persona emozionata da morire anche. Ogni modo, mi dico a Irma che non si può dar giudizio a Irma, perché come ti ripeto, mi viene a vita che ascolto a Irma. Mia mamma, che si è morta due figlie, una massara davanti oggi e un'altra dopo 3 anni si è morta anche a quella. Mi ricordo sempre queste parole di Giaro Putea, che diceva sempre: se è meglio di non aver fiori, così non si ha né gusto e né disgusto. Ogni modo, mi vorrei tanto avere che a forza di Irma che mi nogo, non la trovo, non sono buona di trovarla. Già trovi un po' la volta. Aspetta che alzo un pochetto. Claudio? Sì, ti sentiamo. Strega fissa. Dimmi. Mi vorrei tanto avere a forza di Irma. E come ti ripeto, non stai poi dar giudizi. Ma la Irma non ha dato giudizi, No, ma l'ho sentito stamattina. Ma non è importanza stamattina, noi parliamo solo di quello che dicevamo noi. No, ogni modo, no, mi riferivo a Irma, forse che ha capito tutto. E ripeto che mi sono nonna e mamma felice, mente felice, però non vorrei essa nata. Beh, insomma, mi sembra esagerato. Forse un po'... Mi sembra esagerato, anche perché tu non è che decidi se nascere o non nascere, tu nasci. Capito. Ma quando che ti arrivi al punto che ti ostacoli in tutte le maniere, non so, insomma, mi vorrei tanto e a Irma mi dà forza a volte. Beh. Irma, forza, vorrei tanto conoscerti e va avanti e non fermate mai. Va bene. Va bene? Va bene. Ciao, ho fatto confusione. Ciao, non ti preoccupare, va tutto bene. Spero che Irma me l'abbia capito. Ciao, ciao Irma, ciao. Un bacio ai figli, ciao. Sì, no, quello che appunto volevamo dire è che il discorso è stato fatto, ad esempio, qua dalla signora che diceva non vorrei essere nata, è un discorso fondamentalmente sbagliato, perché poi noi nasciamo per provare noi stessi. Sì, dimmi tutto. No, stavo ascoltando. Scusa, faccio un secondo la radio. Sì. Pronto? Sì, sì, dimmi. Scusate. Sì, facevate il discorso prima, il discorso del Belgio. Sì. Vorrei aggiungere qualche cosa storica. Re Leopoldo, che poi di Baldovino era parente, no? Sì. Non mi ricordo se fosse suo nonno o suo padre addirittura. Comunque, cosa è costato in termini di sangue la cristianizzazione del Congo belga? Sì. È vero? Storicamente, l'avete presente? Sì. Sì. È stata veramente un'imposizione, no? È stata la peggiore dominazione coloniale del mondo. Cosa? È stata la peggiore dominazione coloniale. Nella maniera più assoluta, cioè sì. Il cristianesimo, e non stiamo parlando di tempi dell'Inquisizione, stiamo parlando di epoca moderna, cioè un cristianesimo che è stato imposto col sangue. Esatto. Scusa? Sì, basta pensare all'esempio. Cioè, l'attuale situazione dello Zaire, basta vedere come è ridotto lo Zaire attualmente. E io credo che buona parte dell'attuale situazione dello Zaire sia mutuata dall'antica situazione del Congo. Sì, vedo, stiamo parlando quasi dello stesso paese, no? Sì. Ecco, dello stesso paese. Da Lumumba fino a quella di adesso. Cosa? Da Chombé. C'era Chombé prima, no? Che era il burattino dei Belgi. Certamente, poi dopo è arrivato Lumumba e l'hanno fatto morire. Sì, beh, pensa che lo Zaire, quando era Congo belga, era dominio personale della corona belga, era sì, dominio certo, personale. Beh, la città, Kinshasa si chiamava Leopoldville, esatto. Quindi ci servirebbe ricordare di questo. E Lumumba nel 63 è stato ammazzato perché probabilmente era troppo buono.
Così. E secondariamente, il discorso che facevo prima, io credo che qualsiasi tipo di religione sia di per sé stessa dannosa, perché cerca di chiudere gli esseri umani dentro dogmi. Dentro la verità imposta. Sì. Scusami, ti sento molto male. Dentro la verità imposta. Certo, cioè, questo vale per tutte le religioni, cioè sia per quelle, diciamo così, che si riferiscono a una divinità, sia per quelle come, possiamo dire, ad esempio, un certo tipo di comunismo, no? Quando è dogmatico, naturalmente. Quando è dogmatico. E credo che sia dannosa, credo che l'umanità abbia bisogno di libero pensiero e non di dogmi. Per cui così, era solo un piccolo commento. Sì. Grazie. Ciao. 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 Condividiamo assolutamente quello che sta dicendo, anche perché l'intera storia